SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Dopo due settimane la polizia scientifica è tornata nell'appartamento di via Rastelli a Rimini, dove è stata uccisa Cristina Peroni. Il compagno si trova in carcere e continua a dire di non ricordare nulla di quanto accaduto. Le indagini puntano a ricostruire nel dettaglio gli ultimi istanti di vita della donna. Un rigassificatore da 5 miliardi di metri cubi. A Ravenna, Snam ha chiuso l'accordo per l'acquisto di un nuovo dispositivo per la conversione del gas, il secondo in un mese. La seconda nave arriverà in porto nel 2024. Sono più di 8.000 i nuovi contagi Covid in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Nell'ultima settimana in regione c'è stato un forte aumento anche dei ricoveri. Si attende il picco di quella che è stata definita la quinta ondata. Nessun allarme dall'ASL, che però invita a tornare a usare la mascherina nei luoghi affollati. A Rimini gli ambientalisti protestano contro l'installazione di un'area concerti in una zona di spiaggia protetta utilizzata per il ripopolamento del Fratino. La denuncia riguarda anche l'occupazione, per tutta l'estate, di una delle poche spiagge libere della zona. Inaugurata presso l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna una mostra dedicata a Francesco Guccini. 80 caricature realizzate da artisti di tutto il mondo che ritraggono il celebre cantautore. Il titolo è l'inizio di una delle sue canzoni più celebri, Non so che viso avesse. Calcio, il Cesena ha perfezionato la trattativa per il centrocampista Chiarello e punta a ingaggiare un nuovo portiere. Il direttore sportivo Stefanelli sta scandagliando le diverse opzioni a propria disposizione in attesa di affondare il colpo. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Fulvio Zappatore. Buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Questa sera apriamo con la cronaca e torniamo in via Rastelli a Rimini, dove due settimane fa è stata uccisa la 33enne Cristina Peroni. Il compagno Simone Vultaggio dal carcere continua a dire di non ricordare nulla del momento dell'uccisione, per questo da ieri sono in corso nuove indagini della scientifica. Ricostruire nel dettaglio gli ultimi istanti di vita di Cristina Perone, la 33enne uccisa il 25 giugno scorso con 50 coltellate prima di essere stordita da diversi colpi di mattarello nell'appartamento del compagno in via Rastelli a Rimini. L'uomo, Simone Benedetto Vultaggio, 47 anni, resta in carcere avvolto nel silenzio. Di quella mattina di sangue dice di non ricordare nulla, solo il litigio con la compagna che sarebbe stata in procinto di lasciarlo, poi il vuoto. Anche per questo gli agenti della scientifica, provenienti questa volta da Roma e Bologna, sono tornati mercoledì nella villetta di Bellariva per compiere ulteriori rilievi sia all'interno che all'esterno di essa. Gli esperti, oltre a documentare le impronte presenti, sono ricorsi alla tecnologia laser che restituirà una rappresentazione video in 3D degli ambienti. Dopo l'autopsia che ha certificato la brutalità con cui la 33enne è stata uccisa, le investigazioni proseguono dunque nella dimora in cui i due stavano crescendo il loro bambino di 6 mesi, che era presente durante la fatale aggressione. Il bambino è attualmente ospite di una struttura protetta e sarà il Tribunale dei Minori di Bologna a decidere a quale famiglia affidarlo, sia quella della vittima che del padre si sono fatte avanti.
Continuiamo con la cronaca, andiamo a Bologna, nel quartiere Barca, perché oggi è il day after di quella maxi operazione di polizia che ha portato all'arresto di 34 persone con altre 50 persone indagate per spaccio e riciclaggio. Noi siamo andati in giro per il quartiere a parlare con i residenti per chiedergli qual è la situazione in zona e se sta migliorando rispetto al degrado che è stato più volte denunciato nel quartiere Barca. È un quartiere con un po' di problemi, ci sono sempre stati, quindi non è una cosa dell'ultimo minuto. C'è sempre stato un po' il problema di essere un posto un po' ghettizzante probabilmente, nonostante sia un bellissimo quartiere. Adagiato all'ombra di San Luca, fra palazzoni e tantissimo verde, alla periferia ovest di Bologna, il quartiere Barca rimane fra i più problematici della città. Lo confermano anche diversi residenti che nei giorni scorsi si sono svegliati con un maxi blitz della polizia che ha permesso di sgominare un'associazione a delinquere specializzata in traffico di droga e riciclaggio di denaro. 34 gli arresti e 50 gli indagati, compresi insospettabili e incensurati. Questo qua è una cosa che si sapeva. Però la gente ha un po' paura a parlarne perché sa com'è. È un quartiere molto tranquillo, non l'aspettavo ovviamente. Hanno fatto una bella pulizia, diciamo, non si poteva più, sempre girando queste cose, i bambini qua, peggio del pilastro si è diventato, dai. È un po' un quartiere abbandonato. Per molti, però, i problemi della Barca sono esattamente gli stessi di altre zone periferiche della città, con la microcriminalità che spesso coinvolge anche i più giovani, nonostante negli ultimi anni, fra l'arrivo del nuovo commissariato di polizia e le varie attività della parrocchia e delle associazioni di quartiere, la situazione, per molti, pare stia migliorando. Ci sono più attività, tipo anche lunedì sera ci sono state sia domenica che lunedì delle manifestazioni. Ed era pieno di giovani lì. È un quartiere tranquillo, ci vorrebbe un po' più che sono seguiti i ragazzi. È molto tranquillo come quartiere, a parte la sera, un po' di rumori, però a questo a così grande no, questo spazio così non c'è qua la Barca. Sarà una perizia psichiatrica a stabilire la capacità di intendere e di volere di Michele Cazzanti, l'uomo che il 3 marzo scorso sparò in strada e ferì gravemente il collega dipendente come lui del comune di Ferrara, Roberto Gregnanini. L'incarico, conferito in udienza di incidente probatorio, è stato conferito dal giudice per le indagini preliminari. In questi giorni le condizioni del ferito che si era ripreso sono tornate tra l'altro a peggiorare. Il sessantenne è in ora in coma farmacologico. Cazzanti, che attese e sparò al collega alcuni colpi e venne arrestato dopo una fuga di oltre 7 ore da Ferrara a Cremona, riferì subito di aver subito persecuzioni da parte dei colleghi, indicandoli come il movente della sparatoria, ma una volta interrogato aveva dato spiegazioni senza senso e convinto gli stessi suoi difensori a chiedere la perizia psichiatrica. Gli stessi legali della vittima, tra l'altro, stanno valutando come procedere per chiedere accertamenti dal punto di vista amministrativo per ricostruire i dettagli dell'iter che hanno portato la questura di Ferrara al rilascio del porto d'armi per uso sportivo a Cazzanti. Con il prossimo servizio andiamo a Ravenna, parliamo dell'installazione dei rigassificatori perché Snam, dopo averne acquistato uno, ora ha chiuso l'accordo per la seconda nave, un rigassificatore di 5 miliardi di metri cubi che arriverà nel 2024. Nel terzo trimestre del 2024 dovrebbe avviare l'attività a largo di Ravenna la BV Singapore, la seconda nave rigassificatore acquistata da Snam. Ad un mese dall'acquisto della Goddard Tundra, la società ha fatto il bis con l'imbarcazione costruita nel 2015, con una capacità massima di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto e una capacità nominale di rigassificazione continua di circa 5 miliardi di metri cubi l'anno. Le due navi contribuiranno al 13% del fabbisogno nazionale di gas, portando la capacità di rigassificazione a oltre il 30% della domanda, non appena avremo l'autorizzazione per posizionarle e collegarle alla rete di trasporto nazionale, è quanto spiega l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venieri. Il gestore dei servizi energetici ha avviato la procedura per l'acquisto di gas prodotto in Italia, con l'obiettivo di comprare, per poi rivendere, il gas a un prezzo fisso con contratti di lungo periodo al riparo delle oscillazioni del mercato.
Secondo le stime di Snam, la BV Singapore potrà essere ubicata nell'Alto Adriatico, in prossimità della costa di Ravenna, e iniziare la propria attività nel terzo trimestre del 2024, dopo il completamento dell'iter autorizzativo e regolatorio e della realizzazione delle opere necessarie all'ormeggio e al collegamento alla rete di trasporto. Il posizionamento nell'Alto Adriatico, sottolinea Venier, potrà consentire alla nuova unità di intercettare i potenziali nuovi flussi di LNG provenienti dal Nord Africa e dal Mediterraneo orientale. In attesa di chiudere l'operazione entro la fine del 2023, Snam avvierà nei prossimi mesi le attività per la contrattualizzazione della capacità di rigassificazione del gas naturale liquefatto che si renderà progressivamente disponibile. Restiamo sempre a Ravenna per parlare di lavoro, in particolare della CMC, la cooperativa muratori e cementisti, perché è stato fissato un tavolo nazionale per cercare una risoluzione alla crisi della cooperativa a seguito di una richiesta della regione Emilia-Romagna, in accordo anche col sindaco di Ravenna. È arrivata la convocazione per la mattinata di mercoledì 20 luglio di un tavolo di crisi assieme al Ministero dello sviluppo economico. Ci saranno anche i sindacati di categoria, anche i ministeri di economia e finanze, di lavoro e infrastrutture. La cooperativa muratori e cementisti è stata costruita nel 1901, è la terza società di infrastrutture nel paese, con oltre 2.500 dipendenti più circa 5.000 legati all'indotto. Parliamo adesso di Covid, perché nell'ultima settimana sono saliti molto i contagi e anche i ricoveri in Romagna. Non c'è però nessun allarme da parte dell'ASL, che dice la situazione soprattutto nelle strutture ospedaliere è sotto controllo, però bisogna tornare, suggerisce l'ASL, ad attuare le misure di protezione, come ad esempio la mascherina nei luoghi chiusi ed affollati. Vediamo. La quinta ondata di SARS-CoV-2 è cominciata e il picco deve ancora arrivare. I numeri al momento non allarmano le autorità sanitarie, gli ospedali reggono. Ma la mascherina di tipo FFP2, seppure non più obbligatoria, continua a rimanere un valido alleato, specie nei luoghi di particolare affollamento. I dati degli ultimi 7 giorni della Romagna parlano di un ulteriore balzo delle positività registrate, che hanno sfiorato quota 13.000. La settimana prima erano 9.000 e quella prima ancora 6.000. Il trend in salita è dunque confermato, come quello delle ospedalizzazioni. Attualmente nei reparti Covid si trovano 227 pazienti, numeri analoghi a quelli di aprile, ma ancora lontani dai ricoveri di gennaio, che avevano superato quota 500, mettendo in seria difficoltà i nosocomi. La novità dell'ultima settimana analizzata dall'ASL Romagna è che sono risaliti anche i decessi, che, come si sa, impiegano alcune settimane ad aumentare dopo la crescita delle infezioni. L'invito delle autorità sanitarie dunque torna ad essere quello di ricorrere alla vaccinazione e alla quarta dose per i più fragili e gli anziani con più di 80 anni. La profilassi consente infatti di ridurre drasticamente il rischio di esiti gravi. E allora facciamo proprio il punto sull'andamento del Covid in Emilia-Romagna. Sono 8.671 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece le ospedalizzazioni, ci sono 42 persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva in tutta la regione, più 8 rispetto a ieri, e 1.180 negli altri reparti Covid. Anche qui salgono 40 in più rispetto a ieri. Si registrano purtroppo 9 decessi, 2 in provincia di Piacenza, 2 a Rimini, 2 a Ferrara, 2 a Ravenna e 1 a Modena. E costi della pandemia che pesano anche sulle finanze regionali. I sindacati auspicano un intervento di sistema che permetta di guardare con più serenità al lungo termine. Ne abbiamo parlato con il segretario generale della UIL Emilia Romagna, Giuliano Zignani. Mentre la pandemia torna ad alzare la testa, c'è preoccupazione per il conto salato del Covid. Il governo è intenzionato a non stanziare risorse economiche per ripianare le spese straordinarie della pandemia sostenute dalle regioni nel 2021 e anche per l'Emilia-Romagna si tratta di un colpo che rischia di affossare le finanze. L'argomento è tornato al centro del dibattito in occasione dell'assestamento di bilancio regionale, promosso da imprese e sindacati, con riserva però per quanto riguarda la sanità, per la quale sono stati stanziati
stati oltre 16 milioni aggiuntivi. C'è apprensione per la tenuta dei conti. Ne abbiamo parlato nei nostri studi con il segretario UIL regionale. La regione non può continuare a pensare che il problema sia tutto da parte del governo centrale. Se tu continui, quindi tu regione, continui a dire che la responsabilità del governo centrale, io credo che noi perdiamo delle occasioni enormi. C'è una responsabilità del governo centrale, che è la responsabilità dovuta naturalmente al fatto che non va a coprire quelle che sono state le spese. Teniamo presente che il Covid è ancora lì e quindi stanno aumentando nuovamente i contagi, quindi non è che quest'anno, che siamo nel 2022, diminuiamo drasticamente quelle che sono le spese per il Covid, quindi rischiamo di andare vicino a quelle che sono le spese del 2020-2021, ma dall'altra parte c'è un progetto futuro di sanità che noi vorremmo cercare di capire. Non mi sembra che questa regione al momento attuale abbia un progetto futuro di sanità, e se ce l'ha dovrà confrontarsi con le parti sociali. A Rimini le associazioni ambientaliste protestano contro la Rimini Beach Arena, l'area concerti che è stata installata in spiaggia libera, tra l'altro zona protetta perché zona di ripopolamento del Frattino. La denuncia riguarda anche l'occupazione per tutta l'estate di una delle poche spiagge libere della zona. Vediamo. Era un'area meravigliosa, ricca di biodiversità, dune create col tempo e tanta vegetazione, è una zona soprattutto importante per la nidificazione del Frattino. Il Frattino è una specie a rischio e da 15 anni ha scelto la riviera riminese per la nidificazione, tant'è che sulla spiaggia libera di Miramare era stata allestita un'area protetta, area che le ruspe hanno cancellato a inizio estate per fare spazio a un'arena per concerti. E lì era cresciuta una vegetazione molto importante per la sua via di fuga, chiamiamola via di fuga perché lui aveva individuato questa vegetazione come l'area per nascondersi dagli eventuali cani senza guinzaglio. Qua c'era un Frattino prima che venisse costruita questa struttura, l'avete monitorato, che cosa ne è stato di lui? Purtroppo il Frattino non ce l'ha fatta perché è nato 3 giorni prima dei lavori che sono stati fatti di livellamento, spianamento e distruzione totale dell'habitat naturale e quindi di tutta la biodiversità. Quest'area concerti invece che ripercussioni può avere sull'ambiente marino dato che si trova proprio a pochi metri dalla riva? Ma gravissime, perché di fatto i rumori sott'acqua si propagano a una velocità che è 4 volte superiore a quella dell'aria, quindi può arrivare anche a qualche chilometro di distanza disturbando le popolazioni ittiche. Il comune non commenta la vicenda. Al danno ambientale denunciato dalle associazioni si aggiunge anche la sottrazione al pubblico di una delle poche e più vaste spiagge libere della riviera. Questo danno questa volta colpisce anche gli esseri umani, perché questa spiaggia libera, una delle due di Rimini, questa e quella del porto, è stata privatizzata per 2 mesi e tolta e scippata ai cittadini che venivano qui gratuitamente, perché anche questo è una cosa da dire, a fare il bagno e a prendere il sole, anche perché ormai i bagni costano davvero tanto. Andiamo adesso a Bologna per andare a vedere l'inaugurazione della mostra dedicata a Francesco Guccini, che è stata inaugurata nell'Assemblea Legislativa. 80 caricature realizzate da artisti di tutto il mondo che rendono omaggio al celebre cantautore. Vediamo. Sono bravissimi, sono stati bravissimi questi disegnatori. E la cosa curiosa è che vengono da tutto il mondo, anche dall'estremo oriente, anche dall'estremo nord. Inaugurata negli spazi dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, la mostra Non so che viso avesse, con ben 80 caricature realizzate da artisti di tutto il mondo di Francesco Guccini, cantautore nato a Modena 82 anni fa, ma che fino al 2000 ha vissuto a Bologna, dedicando le parole d'amore e nostalgia, una volta giunto nel capoluogo per il taglio del nastro dell'esposizione, insieme alla moglie Raffaella. Io sono capitare a Bologna da Modena che ho 20 anni. È stato un cambiamento totale della mia vita. Ed ero tantissimo a Bologna, che è stata una città meravigliosa, che ancora ricordo con grande affetto e grande nostalgia probabilmente. 40 anni di vita, di amicizie, di canzoni, ma non canzoni, quelle del disco, cioè canzoni cantate con gli amici, con chitarre, un po' di vino, ragazze, eccetera.
questi sono stati i tempi più belli, più divertenti, insomma. Curata da Gianandrea Bianchi, Guido De Maria e Leonardo Canistrà, la mostra, visitabile gratuitamente fino al prossimo 26 agosto, rappresenta un'occasione unica per scoprire l'universo creativo di artisti internazionali attraverso le diverse sfaccettature del cantautore, al quale è stato anche consegnato il premio Giovannino Guareschi da parte dell'associazione Lepidus. 80 caricature anche divertenti, perché l'ironia è un tratto distintivo della storia di Francesco Guccini, e quindi invitiamo tutti a vederla, e un grazie di cuore a Francesco Guccini per quello che è stato e per questo bellissimo regalo che ha deciso e ha scelto di fare all'Assemblea dell'Emilia Romagna. È il momento adesso di aprire la finestra dedicata allo sport. In studio c'è Andrea Zanzi. Grazie Fulvio e bentrovati su TR24 Sport. Apriamo col calcio, perché in casa Cesena continua a tenere banco il mercato. Con le operazioni legate a Contec, Bianchi e Chiarello ormai definite per la porta bianconera, si sta profilando un ballottaggio tra Minelli e Nobile. Sentiamo. Direttore, come sta andando intanto il mercato di questa sessione estiva? Ah, bene, bene, sicuramente sono giorni intensi, ma ce l'aspettavamo, sono contento per l'andamento che sta prendendo il mercato. Ci sono alcuni nomi che stanno girando. Per la porta state cercando, insomma, il portiere titolare. Nobile può essere il favorito? Ma Nobile è un nome, come ce ne sono altri. Ad oggi un favorito non c'è, però per inizio settimana credo che si arrivi, inizio settimana prossima si arriverà ad una chiusura sicuramente. Pierini al Venezia, è vero? È vero che c'è un interessamento del Venezia e il giocatore manifesta volontà di salire di categoria. Vediamo se ci sono le condizioni giuste per chiudere l'affare. Toscano è un tipo esigente, che cosa gli sta chiedendo? Molto, allora, lo sento 4-5 volte al giorno, però chiede naturalmente al di là dei giocatori, però lui è pignolo in tutte le cose, in tutte le situazioni, dai GPS all'organizzazione, però per me è quello che ci vuole per cercare di fare qualcosa di importante. Cesena come si trova in questi primi tempi? Benissimo, per me, l'ho già detto, è un'occasione fantastica, piazza meravigliosa, quindi sono contentissimo. Intanto Franco Baresi ha iscritto il proprio nome nel prestigioso elenco dei personaggi sportivi insigniti dal Panathlon Club Cesena col premio dedicato ad Azeglio Vicini. Kaiser Franz ha ricordato con parole di grande affetto l'ex CT della Nazionale. Sentiamo. Quinta edizione di questo premio dedicato a un grande allenatore e un grande amico del Panathlon Club di Cesena, Azeglio Vicini. Quest'anno un grande campione, Franco Baresi. Perché? Sì, diciamo che il premio ideato dal Panathlon Club Cesena per onorare il presidente onorario si è stato quanto mai accettato e ben voluto dagli ospiti, sono stati premiati, perché se ricordiamo i nomi, cioè Marco Tardelli, Fabio Capello, Paolo Maldini, Beppe Bergomi e quest'anno Franco Baresi, io credo che meglio di così non si poteva scegliere. Franco Baresi, se un ragazzo del terzo millennio le chiedesse chi era Veglio Vicini, lei cosa risponderebbe? Beh, io mi fa piacere stasera essere qua appunto per questo riconoscimento, il ricordo di una persona speciale per me, che è stato molto importante nel mio percorso in nazionale. Era una persona competente nel calcio, ma anche brava, una brava persona sull'aspetto umano, che riusciva sempre a metterti a tuo agio, e quindi una bella persona, quindi lo ricordo con grande affetto e tanti vorrebbero avere ancora certi allenatori, perché riescono a non metterti pressione, ma anzi a metterti a tuo agio per poter giocare poi nel migliore dei modi. Dopo l'incontro con Capoverde dello scorso marzo, la nazionale di San Marino è pronta ad affrontare una seconda amichevole ufficiale contro una selezione africana.
Il primo match al rientro dalla preparazione estiva sarà infatti contro le Seychelles e si disputerà al San Marino Stadium. L'appuntamento è fissato per mercoledì 21 settembre con calcio d'inizio previsto per le ore 20:45. Ed è tutto allora per questa edizione, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Arrivederci. Bene, chiusa la pagina dello sport, è il momento adesso di dare un'occhiata alle previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Il veloce ingresso di aria decisamente più fresca sta determinando proprio in queste ore l'arrivo di violente raffiche di bora che nelle prossime ore potrebbero spazzare Ferrarese e Romagna, soprattutto le aree costiere, con raffiche di oltre 100 km orari, quindi prestare particolarmente attenzione. Rovesci e temporali localmente di forte intensità proprio in queste aree tra Ferrarese e Romagna. Nella notte temperature in decisa diminuzione, ci sveglieremo nella giornata di venerdì con valori generalmente compresi tra 14 e più 19 gradi, quindi una ventata di aria fresca dopo più di un mese di aria molto molto calda. La giornata di venerdì vedrà inizialmente qualche addensamento su bassa Romagna, poi il sole tornerà protagonista su tutta la nostra regione. Temperature massime in calo comprese tra 26 e 30 gradi. Mare mosso. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Bene, è tutto per questa sera. Io vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri servizi e seguire tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro portale web tr24.it. Il telegiornale finisce qui. A voi tutti una buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.